Bentrovati in questa Domenica delle Palme e vorrei invitarvi a rileggere un interrogativo che ci accompagna nella vita e forse ancora di più ci ha accompagnato in questa Quaresima e nella situazione che stiamo insieme vivendo, e cioè la domanda sul che cosa significa avere fede. Quante volte abbiamo detto a noi stessi cerchiamo di avere fede, di avere fiducia, oppure abbiamo anche invitato altri ad avere fede. Vorrei però porre la domanda rileggendola dentro la pagina evangelica dell'unzione di Betania che viene proposta in questa Domenica delle Palme. Alla luce di una domanda, cosa significa avere fede, e cioè in chi credo. Nel Vangelo dell'unzione di Betania troviamo tre suggerimenti, o meglio tre quadri, tre incontri che ci possono essere di aiuto. Il primo: avevano dato ordine, e questi coloro che avevano dato ordine sono i capi del popolo e i farisei, avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava Gesù lo denunciasse. Avere fede è riconoscere che Gesù Cristo è una tale che compie gesti straordinari, magari anche essere in fondo affascinati da questi gesti, ma nel momento in cui ci si rende conto che sconvolge la nostra vita perché è esigente la sequela di lui, soprattutto perché costringe o costringerebbe ad uscire da schemi e da luoghi comuni, allora non solo si decide di lasciar perdere, ma ci si mette contro. Quindi la fede potrebbe essere anche il riconoscimento di un agire di Dio nella persona di Gesù Cristo, ma non necessariamente di una sequela, anzi di una decisione di morte. Il secondo suggerimento è nella figura di Maria con il gesto della unzione. Maria, dice l'Evangelista Giovanni, prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì del profumo di quell'aroma. Anche qui abbiamo una modalità di credere. Avere fede per Maria è riconoscere che questo tale, questo amico appunto che ha appena compiuto il gesto di riportare in vita il fratello Lazzaro, è la manifestazione dell'amore di Dio. E quindi avere fede per Maria diventa la risposta della gratuità alla gratuità di un Dio che si consegna, che non si risparmia. Di conseguenza la fede è l'affidamento della propria umanità a Cristo Gesù, perché manifesta il volto del Padre, e di conseguenza il non risparmiarsi nel donare amore a Cristo e ai fratelli. E infine il terzo suggerimento: la reazione di Giuda di fronte al gesto di Maria. Giuda, è sempre l'Evangelista Giovanni, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Anche qui Giuda è un uomo che ha avuto fede, non solo ha avuto fede, si è fidato anche di Gesù, si è fatto discepolo, ma come mai ad un certo punto decide diversamente? Nel momento in cui comincia a percepire che l'epilogo della vita terrena di questo Messia è la morte di croce, per Giuda diventa incomprensibile la sequela e non ci sta a un Dio perdente. Di conseguenza diventa traditore. Teilhard de Chardin, un
uomo non soltanto di riflessione credente ma anche di scienza, ad un certo punto ha scritto: il pericolo maggiore che possa tenere l'umanità di oggi è quella malattia spirituale, la più terribile, perché il più direttamente umano tra i flagelli, che è la perdita del gusto di vivere. Ecco, tutti e tre, sia i giudei, sia Giuda, sia Maria, si sono confrontati con questo Gesù di Nazaret. Ma si potrebbe dire che alla fine soltanto Maria, sorella di Marta e di Lazzaro, si è lasciata affascinare da questa modalità dell'amore di Dio. Cioè si è affidata ad un Messia crocifisso. Ecco, l'augurio che allora ci rivolgiamo è di vivere la Settimana Santa in un contesto così particolare come quello dell'impedimento ad essere presenti fisicamente nella Chiesa per la liturgia del Triduo, vivere questa Settimana Santa come discepoli di un Messia crocifisso, ma un Messia crocifisso che, donando amore, immette già il germe della risurrezione. Buona Settimana Santa, e mi permetto di invitare ciascuno, personalmente e ancor più in famiglia, a non perdere tutte le opportunità che sono offerte per vivere in diretta, anche se attraverso i social, questo percorso con Cristo attraverso il Calvario per la risurrezione. Ci auguriamo che sia anche l'esperienza della risurrezione di noi uomini segnati da questo flagello.